Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Parleremo del 35esimo episodio di Astronomy Universe. Che cosa andremo a parlare di questo episodio? Semplice, andremo a parlare delle 5 lune di Urano. In realtà sono 27, ma poi approfondiremo sulle altre 22 in un prossimo episodio, una prossima puntata. Cioè nel 36esimo episodio, ok? Dunque, cosa andremo a fare qui? Intanto riepiloghiamo tutte le la puntata precedente su che cosa abbiamo fatto e poi iniziamo, ok? Intanto io vi auguro una buona visione. Lì ragazzi, lì si trova il pianeta che stiamo per osservare. Chi? Il gigante di ghiaccio, Urano. Purtroppo non è visibile nemmeno a occhio nudo. Ma per trovarlo basta puntare il telescopio grazie a un punto di riferimento. Io l'estate scorsa, diciamo 2021, sono riuscito a catturarlo. Poi in questa vastità c'è Nettuno. E poi parleremo anche di lui. Ma prima verrebbe lui. Abbiamo detto i pianeti rocciosi, giusto? Mercurio, Venere. La Terra la escludiamo perché non si può vedere, però ne abbiamo parlato lo stesso. Marte, e qui abbiamo finito. Poi i giganti gassosi, Saturno. No, Giove e Saturno. E ora i giganti di ghiaccio, Urano e Nettuno. Comunque, vi auguro una buona visione. Beh, ecco qui. Siamo qui. Questa sarebbe... Nella puntata precedente vi ho mostrato anche alcune foto di Urano, giusto? Ma qui non si riusciva a vedere bene. Quindi ve l'ho indicato io con il cerchietto, anche ingrandendolo, perché non era così facile vederlo, giusto? Poi vi ho fatto vedere il pianeta Urano in alcuni film di animazione, ad esempio come l'era glaciale 5 in rotta di collisione. I pianeti con il sistema solare, va? Visto? Quello è Urano. Avete visto? Poi abbiamo parlato. Ci sono vita aliena sul pianeta Urano? No, però c'è qualcosa. Capito, ragazzi? Pioggia di diamanti, vero? Piono diamanti. Sembra assurdo, ma è così. Ok. E avevo parlato anche della pioggia su altri pianeti, come può essere acido, vetro, eccetera eccetera. Qui invece parliamo dei satelliti di Urano, 5 in questo caso: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon. Le 5 lune di Urano, ma in realtà sono 27. Ok? Iniziamo. Queste sono le 5 lune di Urano. La più piccola di tutti è Miranda, giusto? Infatti si vede. No, aspetta, no. Pac, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Ceberon. Vabbè, quello non c'entra niente, il satellite. Scusate ragazzi, stavo messaggiando nell'altro telefono. Ok, ripartiamo. Iniziamo. Miranda, giusto, il raggio è 236 km. 1,7 della Luna.
sembrerebbe un po' più piccola della Luna. Infatti sì, è una luna di Urano. Sì, ma è più piccola. Diciamo che la sua forma è un po' bizzarra, vero? E il motivo è perché molti anni fa si sarà scontrato uno dei satelliti di Urano uno contro l'altro, hanno creato questo satellite così. E poi c'è una rupe che l'hanno chiamata la rupe di Verona, ed è praticamente una rupe molto alta, 20.000 metri, 20 km in questo caso. Il monte Etar è molto piccolo, è quello terrestre. Poi la domanda più importante, che io l'ho fatta anche sugli altri pianeti, è questa qui, guardate. C'è vita aliena nelle lune di Urano? Abbiamo scoperto che in alcune lune sì, come Giove, Saturno, eccetera eccetera. Purtroppo no, mi dispiace ragazzi. Né Miranda, nemmeno Ariel, nemmeno Titania, e nemmeno Ceberon. È un'altra luna che non mi ricordo il nome. Niente, purtroppo. Comunque, io so il motivo, perché di sicuro è troppo lontano per costituire condizioni di vita, neanche di microorganismi come batteri o virus. Guarda questo grafico. Zona non abitabile, rosso, guardatelo. Zona abitabile, il verde. E lì il rosso di nuovo, zona non abitabile. Indica i punti in cui si può sviluppare la vita, sia unicellulare che pluricellulare, come batteri, ad esempio. Ma non vi preoccupate, anche se non è il nostro sistema solare, probabilmente sono altri sistemi stellari o interstellari, grazie al nuovo telescopio James Webb. Ok? Diciamo che possiamo concludere qui tutto. E possiamo concludere qui, va bene? Beh ragazzi, spero tanto che questo video band di Astronomy Universe, il 35esimo episodio, parliamo delle 5 lune di Urano, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video domani, ok? Perché non c'è più tempo. Comunque, ci vedremo alla prossima. Ciao!